Io passerei subito la parola a coloro che questa sera avranno tanto da dirci. Iniziamo subito con il segretario provinciale Federico Gabellone. Allora, grazie a tutti quanti della presenza, veramente ci ponevamo il problema di riempire la sala, ma grazie a Dio l'abbiamo riempita e grazie di nuovo a tutti quanti. Niente, io ho un intervento breve e mi rifaccio ad una singola frase che ho sentito dall'ex presidente della provincia di Lecce, l'onorevole Ria, il quale sosteneva una cosa. Si poneva contrario alla nostra iniziativa sostenendo che non siamo abbastanza forti economicamente da poter sostenere il peso di diventare regione. Io penso una cosa però, magari è anche vero e nessuno pone in dubbio quello che dice, ma forse è proprio la motivazione più valida, cioè l'opportunità di una crescita, economica, l'opportunità di una maggiore attenzione, che fino adesso non è che ci sia stata data più di tanto, se comunque siamo ancora retrogradi sotto determinati aspetti, abbiamo difficoltà nell'inserimento del lavoro e tutte queste situazioni sono venute meno fino ad oggi. Quindi la cosa fondamentale, penso, è che sia opportuno dire, appunto, sottolineare l'importanza che ha creare una regione e darci una nostra identità, cioè essere padroni del proprio destino e del proprio futuro, essere noi stessi a poter decidere come devono essere destinati i fondi di quelle zone che chi meglio di noi conosce, non possono conoscerci da Foggia, non ci possono conoscere da Bari, giustamente, e quantomeno, anche se lo dovessero fare, preferiscono tenersi per loro i fondi, vediamo per le infrastrutture di Brindisi, noi abbiamo anche qui infrastrutture che vengono messe in secondo piano, in quanto non si è ancora consapevoli di una semplice struttura come la Maglie Leuca, che io penso che per quanto paradossale sia, 70 km di strada, quanti sono, diventare regione significherebbe essere noi i primi ad essere interessati per la costruzione, a sviluppare un'economia del turismo che fino ad oggi è abbandonata a se stessi, cioè è da improvvisati e noi ci basiamo su queste strutture come guadagno della nostra terra, come guadagno del Salento. Abbiamo l'agricoltura, i fondi vengono dati proprio con il contagocce, il turismo e qua anche noi, non ci concedono la sabbia da Bari, non ci concedono nemmeno la sabbia per poter sviluppare iniziative. Una proposta da poter fare è un'università del turismo, che qui da noi allo stesso tempo manca. Noi vediamo ogni estate i lidi che si aprono per 60 giorni, qua e là. Non, si tratta proprio di poter creare una struttura organizzativa che possa essere fondamentale alla crescita del Salento. A questo punto starebbe a noi poter decidere davvero del nostro futuro ed essere in grado di portare avanti alla fine. Se sbagliamo, l'abbiamo sbagliato noi, non abbiamo sbagliato perché nessuno ha creduto in noi. Sarebbe effettivamente una cosa contraddittoria puntare su noi stessi e non credere nemmeno in noi stessi. Questo credo che sia la funzione principale di Regione Salento, creare quell'identità che sin dall'inizio della Repubblica Italiana, con Codacci Pisanelli e con la sua proposta, è stato il vero fulcro, cioè recuperare ciò che non ci è stato dato ma che ci spettava di diritto. Tutto qua.